Amen. Pace di Cristo. Amen. Il Signore sia lodato e glorificato. Amen. E ringraziato. Il Signore è sempre presente laddove voi tre sono riuniti nel suo nome. Ma passiamo subito alla lettura della parola di Dio e leggeremo negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 11. Avete già preso questo versetto della Bibbia? Alleluia. Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Sento un meraviglioso spirito questa sera e non c'è alcun dubbio che il Signore ci benedirà. Dicevo, Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 11. Alleluia. Grazie Gesù. Il Signore sia lodato. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fu accolto in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli Apostoli che egli aveva scelto. Ed essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udita da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e in Samaria e fino alle estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo tolse ai loro occhi. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, ecco egli se ne andava. Ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è tolto da voi, è stato accolto in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Alleluia, fin qui la parola del Signore. Vogliamo pregare affinché il Dio nostro ci dia quell'unzione assolutamente indispensabile. Padre Santo, glorioso, sia il tuo nome santificato, Padre. Sappiamo che sei qui, oh Padre Santo, e noi ti lodiamo, Padre nostro glorioso, e innalziamo il tuo santo e glorioso nome. Fai tremare questo luogo per la tua presenza, Padre. Alleluia. Vogliamo vedere la tua gloria, Padre. Accrescici la fede, Padre Santo. Unge le mie labbra, ognuno che ascolta la tua parola. Oh Padre Santo, unge la tua stessa parola, Padre, che illuccia il nostro sentiero, una lampada al nostro piede, un martello che spezza il sasso. Padre Santo, abbiamo bisogno di te e grazie ti chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia, grazie a Dio per la sua meravigliosa presenza. Potete sedere, cari ed amati nella grazia, e vi saluto nel nome che è al di sopra di ogni nome. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, alleluia. Non c'è un nome al di sopra di Lui. Mosè va a dire come, alleluia, quando ha alzato il serpente, conviene che il serpente fosse innalzato, quello di rame, ma conviene che così sia innalzato il Figlio dell'uomo. Alleluia, si è innalzato il Signore questa sera e glorificato, alleluia. Io non ho alcun dubbio, fratelli, solo qui vediamo che queste sono le ultime cose intorno alla dipartita del Signore Gesù Cristo. Lui è andato, ma ha promesso che ritornerà per la sua Chiesa, alleluia. E uno potrebbe dire: beh, il padrone di casa non c'è, i bambini possono fare quello che vogliono, il gatto non c'è, diciamo, i topi ballano. Ma quanti di voi credono, amati del Signore, che il Signore vede ogni cosa? Amen. Lui non è fisicamente qua, ma lo è spiritualmente. Amen. Vede tutto. Amen. Vede perfino i nostri sentimenti, la nostra coscienza, vede i nostri occhi, se sono puri o non lo sono, vede le nostre mani, vede le nostre teste,
Vede anche i nostri capelli, se sono lunghi o corti, in base a se siamo uomini o donne. Voi sapete che non è la stessa cosa. Vede ancora le nostre orecchie. Vede perfino la nostra pelle, se è tatuata o meno, gloria al Signore Gesù Cristo. Lui vede ogni cosa, amata della grazia, la nostra mente. Quanti di voi credono che Lui legge la nostra mente, i nostri pensieri? E a questo punto io pongo la domanda: cosa ne pensa di noi? Cosa pensa il Signore di noi? Alleluia. Lui ha fatto un sacrificio per renderci santi, come Lui è santo, e non secondo la nostra filosofia, benedetto il Dio del cielo e della terra. Quando si parla di santità, di giustizia, dobbiamo sottolineare che si parla della santità di Dio e della giustizia di Dio, perché anche gli uomini a modo loro, alleluia, si credono santi o giusti, gloria al Signore, ma il vero giusto è uno solo, il nostro Dio, che non ha mai commesso un peccato. Lui non può peccare, non può fallire, e noi vogliamo innalzare e glorificare il suo santo nome, alleluia. Vogliamo, amati nella grazia, accostarci sempre di più al nostro Signore, così vedremo più luce, amen. Più ci avviciniamo a Lui, perché Lui è la luce. Ha detto anche che siamo noi la luce del mondo, fratello. Amen. Ma prima è dire: io sono la luce del mondo. Alleluia. E noi, se abbiamo luce, alleluia, spero che sia la sua luce. Amen. Se abbiamo amore, spero che sia il suo amore, fratello e sorella. Alleluia. Sia innalzato e ringraziato il Signore per la sua benevolenza. Quanto mi piacerebbe vedere tutta la chiesa spirituale, alleluia, perfino quelle più giovani, che questa sera magari non sono qua, amate del Signore, ma io so che il Signore li vuole riempire. Amen. Del suo Santo Spirito, che è la promessa che Lui ha fatto, alleluia, è la promessa del Padre. Dice: quando io ero con voi, dice qui proprio quello che abbiamo letto, il capitolo 1, io ve ne ho parlato di questo, alleluia, dello Spirito Santo, è di estrema importanza, fratelli e sorelle, alleluia. E vedete, se si incontrano due persone che hanno lo Spirito Santo, è facile mettersi d'accordo, è facile fare delle condivisioni nel giusto, per le cose giuste, legali, assolutamente legali, alleluia. Quando invece uno spirituale e uno carnale, allora possono sorgere dei problemi. Se poi sono tutti e due carnali, vi do una piccola illustrazione di quello che può accadere, amati del Signore. Un uomo entra in un bosco e sente di subito un ruggito del leone. E il leone subito corre, si ferma solo a pochi metri da lui. A questo punto lui cosa fa? Prega: Signore, fai che questa bestia abbia un'attitudine cristiana. E il leone si è inginocchiato, ha messo le sue zampe una accanto all'altra e ha pregato: Signore, benedice questo cibo prima che io quello che sto per mangiare. Gloria al Signore Gesù Cristo. Quindi pensate, sì, è l'attitudine cristiana, ma è tutto sbagliato, è il principio che è sbagliato. L'istinto di quell'animale non lo puoi togliere, solo un miracolo può farlo, ma l'altra persona non è che era ormai, per dire, finita, non c'è altro da fare. Le uniche parole che posso dire sono queste. Ora, ovviamente queste sono delle cose, dei pensieri di qualcuno che cerca di spiegare certe cose, amate la grazia, che ne possiamo fare uso, non c'è alcun dubbio, alleluia. Ma le cose stanno in modo diverso quando è in termini spirituali, alleluia. In prima di ogni cosa c'è l'amore, e non più quell'istinto primordiale che tutti abbiamo della vendetta, del sovrastare, io sono migliore di te, eccetera. Non esiste, alleluia. Confrontiamoci con Dio, guardiamo al Signore, alleluia. Giobbe, quando guardò come Dio lo vedeva, disse: io mi ritratto simile alla polvere e alla cenere. Ma lui pensava di essere un'altra cosa, ma quando si è visto con gli occhi di Dio, dice: allora veramente io sono nulla, benedetto il Signore. Guardiamoci nel modo come ci vede il Signore, amati nella grazia. Più ci avviciniamo al Signore, infatti accostiamoci al trono della grazia, più noi saremo esposti alla sua luce. E se la luce mette in chiaro ogni cosa, ma le tenebre no, quelle nascondono. E noi vogliamo che la luce di Cristo, ripeto, sia in ciascuno di noi. E anzi, lo dobbiamo ringraziare per dire: Signore, Tu hai messo luce in ciascuno di noi, alleluia. E noi vogliamo veramente, alleluia, emettere questa luce, non tenerla per noi o nasconderla sotto il letto, alleluia, ma usarla per la gloria di Dio. C'è un mondo, fratelli e sorelle, che sta perendo, un mondo che vuole vedere la manifestazione dei figli di Dio, alleluia.
Benedetto lo Dio del cielo e della terra, venga il Signore a fortificarci questa sera. Abbiamo bisogno della sua forza, abbiamo bisogno del suo spirito, Padre, amate il Signore, in maniera, come dire, una doppia parte del suo spirito. Noi vogliamo bramare il Signore, bramiamo il Signore, fratello e sorelle. Lui ci darà non solo più luce, ma più amore, alleluia, ci darà una maggior fede, ci darà una maggior potenza, ci darà tutte quelle cose di cui noi abbiamo di bisogno. Una, per esempio, rivelazione, alleluia. Amen. Il Signore ce la rivelerà delle cose che per noi sarebbero state impensabili un po' prima, ma il Signore sa ogni cosa. Amate la grazia di qui in mezzo di noi per benedirci alla sua maniera. Accostiamoci quindi al trono della grazia. Seppure, dice la Bibbia, tuo padre e tua madre dovessero abbandonarti, io non ti lascio e non ti abbandono mai. E poi un'altra parte la scrittura dice: come la cerva agogna le rive dell'acqua, così l'anima mia agogna te, o Dio. Alleluia. Beato quel popolo il cui Dio è il Signore, alleluia, l'Eterno, colui che ha creato ogni cosa, che si è manifestato in carne e che questa sera in spirito è in mezzo al suo popolo, amato dal Signore, alleluia. E vuole il Signore, fratello e sorella, sia ringraziato il Signore per la sua bontà, per la sua benignità. Se abbiamo ira nel nostro cuore, mancanza di perdono, mancanza di rispetto anche verso il prossimo, amato del Signore, dobbiamo liberarci di quelle cose, perché finché restiamo nella carne, con i sentimenti della carne, nessuno può adorare Dio. Ma una volta che ci liberiamo di queste cose, possiamo adorare il Signore. È la scrittura stessa che ce lo dice, fratello e sorella. Ci saranno delle cose che ci impediscono a dare lode a Dio. Dio, Signor mio, aiutami a scoprire quali sono, affinché siano eliminati, perché io voglio essere il vero adoratore, e il vero adoratore adora il Dio in spirito e verità, benedetto Dio del cielo e della terra. Alleluia, grazie a Dio, alleluia. Ora, una volta liberati da queste cose, possiamo magnificare il Signore, possiamo lodare il Signore perché ci ha rigenerati, possiamo lodare il Signore per la sua santità. Abbiamo letto il Salmo 150 questa sera, per le sue portende, cioè per le sue prodezze. Le prodezze che fa il Signore non li può fare nessuno, amate la grazia, a meno che il Signore non dà facoltà di farle. La Bibbia dice che Dio ha dato facoltà a Mosè di fare prodigi. E cosa ha fatto Mosè? Prodigi. Ha detto ancora il Signore ai suoi discepoli: voi farete cose maggiori delle mie. Gloria al Signore, è chiaro che è sempre Lui, perché è nel suo nome che si possono fare prodigi, amate la grazia. Glorifichiamo il Signore, glorifichiamo, che ci sia una scossa questa sera, alleluia, sia glorificato l'Eterno, l'Eterno Dio del cielo e della terra, santo, glorioso e giusto, alleluia. Solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. Tutto quello che ci impedisce di accostarci al Signore, posso citare alcune cose. Sarà per caso un tetto? E in Israele lo hanno bucato. Era quello l'ostacolo. Prima di quello c'era anche una folla, una calca che gli impediva di arrivare al Signore, ma hanno subito risolto il problema, perché quando c'è fede, quando si sa chi è Gesù, perché questa è la differenza. Loro avevano un amico storpio, zoppo, dice: se dal momento che Gesù è qui ed è Lui che risuscita per fini morti, allora noi dobbiamo arrivare alla sua presenza e calarlo. Quello che succede, succede. Quando c'è la fede, un tetto, una folla, qualsiasi cosa non è mai un impedimento, perché la fede o lo scavalca, o lo aggira, o lo penetra. C'è sempre una soluzione, fratello e sorella, che la fede deve essere in Dio. Or noi non ho alcun dubbio sul fatto che tutti quanti abbiamo questa fede nel Signore, ma amate la grazia, voglio chiedervi, chiediamo al Signore che questa fede possa crescere, amate la grazia. Perché a volte diciamo: voglio vedere la tua gloria. Cosa dice il Signore? Donna, se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Noi crediamo in te, Signore. Noi lo dobbiamo dire. Ma guardate come vi ho detto prima. Lui legge il nostro cuore, la nostra mente, alleluia. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, alleluia. La Chiesa lodi il Signore, fratello. Lo vedete? Questa scrittura, amate la grazia, che abbiamo letto, questi 11 versetti degli Atti degli Apostoli, non c'è solo la promessa del ritorno del Signore nostro Gesù Cristo, ma ci sono delle avvertenze. Per esempio, nel capitolo 4, nel versetto 4, scusate,
e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Riuscite a immaginare un po', fratello e sorella? Cerchiamo questa sera di mettere ancora noi i piedi sul Monte degli Ulivi, come se fossimo lì in quello scenario, amato del Signore, e vediamo che il Signore, mentre si sta staccando dalla terra, proprio avverte ancora i suoi 11 discepoli, i 11 apostoli, e gli dice: Pietro, Pietro, quando mi hai rinnegato è perché non avevi lo Spirito Santo. Non allontanarti da Gerusalemme, perché verrà lo Spirito di Dio dentro di te, come vi avevo detto. E si andava sollevando. Giacomo, la stessa cosa per te. Il Signore, vedete, li avvertiva ad uno, ma potrei fare tutti i nomi: Andrea, Filippo, Toma, Bartolomeo, e tu sei quello che devi per forza toccare o vedere. Ma d'ora in poi lo spirito di verità sarà dentro di te, gloria Signore. E non solo Toma, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, Dalfeo, Simone, il Zelote e Giuda di Giacomo. Erano tutti questi gli apostoli che il Signore li avvertiva mentre si sollevava e cominciava a vedere Gerusalemme, che sì, in un certo momento lo hanno accolto trionfalmente, ma poi ha visto in Golgota, che era sempre lì, solo che era fuori le mura di Gerusalemme, dove è stato crocifisso. E mentre andava ancora più in alto, poteva vedere Betania, dove aveva risuscitato Lazzaro, dove era solito andare nella casa di Lazzaro, dove c'erano Maria, Marta e Lazzaro, che erano i suoi amici. Lazzaro era amico del Signore. E il Signore non lascia i suoi amici in una tomba, fratello e sorella. Ecco perché chiunque crede in Lui vedrà la sua gloria, fratello e sorella. Proprio manifesta in mezzo a noi, gloria a Dio Santo. Andava ancora più in alto e vedeva Nazareth. Sì, tu che non credevi, non hai creduto in me, io ho fatto poche cose per questo. Ma non lo diceva per giustificarsi il Signore, fratello e sorella, perché laddove c'è il dubbio, Dio non opera, fa quelle cose essenziali per dire: io vi amo, vi voglio bene, ma voglio che non resto sempre a bussare al vostro cuore, benedetto il Signore, alleluia. Voglio che voi aprite il cuore e io possa entrare dentro di voi. E sollevandosi poteva vedere ancora Betlehem, dove è nato Davide, dove è nato lui stesso e dove c'è stata la grande strage degli innocenti. Tutte queste cose potevano venire alla sua mente, ma poi una nuvola lo avvolse. E le ultime parole che pronunciò sono queste qua, fratelli e sorelle. Osservate quali sono le ultime parole che Gesù pronunciò. Lì le leggo in Marco 16, dal versetto 15. E dice questo: e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi segni, questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, e anche se verranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Queste sono le parole che raccomandava loro il Signore. Gloria a Dio! Gloria a Dio nei luoghi altissimi, benedetto il Dio del cielo e della terra. Padre Santo, glorioso, resta con noi. Abbiamo bisogno di te, o Dio del cielo e della terra. Il mondo sta perendo, Padre. Se vuoi, usati di noi, grande Dio nostro, alleluia. Noi intercediamo per questa città e per quando ascoltano la tua parola, Padre, che possa crescere la loro fede come la nostra fede, Padre Santo. Ricordati della nostra nazione, di questa Italia, Padre. Ricordati della nostra città, Padre Santo, della nostra regione. Ricordati, oh Padre Santo, glorioso, alleluia. Noi ci affidiamo a te, non abbiamo patroni, abbiamo solo te, capo e compitore di fede, che è il creatore di tutte le cose, alleluia, degno della nostra lode. E noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio del cielo e della terra, santo, glorioso e giusto. Grazie a Dio per la sua benevolenza, amati nella grazia. Egli è qui in mezzo a noi, fratelli e sorelle. Alleluia. Se conosciamo Dio, sappiamo chi è e che cosa vuole. Quando questa conoscenza si appanna, l'uomo si smarrisce. Non importa quanto forte sia il suo braccio, quanto denaro possa avere, alleluia,
ma tutto dipende dalla conoscenza che abbiamo del Signore Gesù Cristo. E non c'è conoscenza al di fuori della parola di Dio. Tutte le volte che si cerca Dio o le soluzioni al di fuori di Dio, nel senso si cerca Dio nel senso sbagliato, gloria al Signore Dio, cioè al di fuori della Bibbia, se non volevo dire questo, ora non ci saranno mai risultati significativi. L'uomo può studiare, può ottenere una laurea in teologia, ma non, per il Signore questo non fa colpo assolutamente. Ma se ci umiliamo, se il mio popolo abbassa se stesso e prega, si umilia, io me li manifesterò, ed è questo quello che abbiamo di bisogno, la manifestazione di Dio in mezzo al suo popolo, fratello e sorella. Quando questo avvenne a Mosè, quei pochi minuti, non so quando è stato Mosè davanti al Signore, ma hanno cambiato l'intera sua vita. Mosè non è stato più lo stesso da quel momento in poi, e noi dobbiamo favorire la presenza di Dio. Egli è qui, amate la grazia, e ci dà delle avvertenze. Con questo ha detto ai discepoli: non lasciate Gerusalemme se prima non siete rivestiti dalle virtù dall'alto. Avete bisogno dello Spirito Santo, avete bisogno di me, delle mie parole, della mia protezione. Non vi mando come pecore in mezzo ai lupi, gloria al Signore, ma sono equipaggiati, quali soldati, della sua armatura, tutta la sua armatura, amati nel Signore, alleluia. Dobbiamo essere forti in Cristo che mi fortifica, amen, diceva l'Apostolo. Alleluia. Io posso ogni cosa. Amen. Non è che usavo altre parole, posso ogni cosa. Tutte le cose che per gli altri avevano grande valore, per lui non volevano niente, perché tutte le mie facoltà, che lui ne aveva, tutte le mie facoltà, le scriveva addirittura nella Bibbia, sono tanti sterchi a confronto dell'eccellenza e della conoscenza del Signore Gesù Cristo. Questo è quello che conta veramente. Quanto tempo si perde in cose futili, fratelli e sorelle? Quanto tempo bruciamo in cose che non servono a nulla, che magari non nuociono alla società, magari che non sono di scandalo? Non sto parlando, se parlo di quelle cose è finita, ma per dire, amate la grazia, non, tutte queste cose spesso sono a danno della conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Io voglio conoscere meglio il Signore, io per fede questa sera voglio vedere la sua faccia, magari chiudendo i miei occhi, vogliamo vedere il Signore e contemplare la sua magnificenza e lodarla, come è stato letto nel Salmo durante le testimonianze 27. Io voglio restare non un giorno, non per molti giorni, ma tutti i giorni della mia vita nella casa stabile, perché è il caso di vivere il Signore e contemplare la sua magnificenza. Alleluia, gloria a Dio nei luoghi altissimi. Glorifichiamo il Signore, amati la grazia. Alleluia. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia. Oggi la vita corre in maniera veloce, fratelli e sorelle. C'è frenesia, e contro questo logorio, una volta c'era la pubblicità, era il cinar contro il logorio della vita moderna. Ma io non credo che questo possa avere un significato vero e proprio, gloria a Dio, alleluia. Molti si sono dati all'arte, l'hanno presa come cosa importantissima, valore inestimabile, una pittura di mezzo metro quadro può costare anche milioni, a seconda di chi l'ha fatta e del tempo che è stato fatto, e si dà importanza alle cose, addirittura poi non vi dico quanto sono prese perfino sacre quelle cose, amate il Signore. Altri per esempio sono attaccati alla religione, altri sono presi dalla cultura, perché questo è quello che conta, mentre voi siete quattro gatti o quattro ignoranti o in termini offensivi, benedetto il Signore. Ma quando è a noi, fratelli e sorelle, le cose cambiano. Alleluia. Noi abbiamo fatto la nostra scelta, fratelli e sorelle, una scelta che è diversa da quella che hanno fatto gli altri, in cui possiamo dire, unendoci a Mosè: il Dio è la mia bandiera, non la cultura, non la religione, non le altre cose, fratelli e sorelle, non i talenti o l'arte, che tutte queste cose anche positive ma fanno perdere solo tempo. Alleluia. Quanti a noi siamo gli adoratori, vogliamo adorare il Dio in spirito e verità. Quando vedo con un'occhiata anche all'orologio, benedetto Dio del cielo e della terra, grazie a Dio perché lui è in mezzo al suo popolo, alleluia,
e ci dice che è mediante l'informazione dell'Evangelo che noi siamo salvati. Non c'è salvezza, non possiamo inventarla una salvezza a modo nostro, come dire adesso faccio quattro cose che possono piacere agli altri. No, spesse volte la salvezza perfino non piace chi deve essere salvato, o se non piace la salvezza non piace il lavorare nel campo. Amen. Tutti vogliamo il tesoro nascosto nel campo, ma quando a scavare per trovare il tesoro, quando a lavorare nel campo il Signore, mi pare che la Bibbia ne parla che gli operai, la messe è grande ma gli operai sono pochi, ed io aggiungo, e quei pochi non vogliamo lavorare, ci vuole il Signore perdonare, e vogliamo essere i servitori magari sempre ritenuti disutili, ma vogliamo noi spenderci per il Signore, informare i nostri parenti, pregare per i nostri amici, alleluia, alleluia, e dire che il Signore li ama, che il Signore li vuole salvare, se no periranno, fratello e sorella, alleluia, e chissà se il Signore non chiede a noi proprio il loro sangue, benedetto il Signore, per dire voi non avete fatto nulla. Ma qui vediamo che il Signore li avverte i discepoli: state attenti, non vi muovete da Gerusalemme, perché appena avete lo Spirito Santo allora, e poi vi ho letto Marco 16:16, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Meravigliose parole, fratelli e sorelle, alleluia. Ora, noi non possiamo andare dietro ai segni, ma i segni devono accompagnare il credente. Uno potrebbe dire, ma non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa, perché molti vogliono fare un cammino non di fede. La fede non deve necessariamente vedere, sentire, toccare. Benedetto il Signore. Ora, se noi vogliamo vedere prima i miracoli per servire il Signore, non vedremo mai nessun miracolo. Ma alleluia, ma se noi crediamo nel Signore, prima credere, allora vedremo i miracoli che Lui farà per la sua gloria, fratello e sorella. Per la sua gloria e basta. Benedetto è il Dio del cielo e della terra. Grazie a Dio perché Lui è in mezzo di noi, amati alla grazia. Perché vuole darci un tocco speciale questa sera, vuole benedirci, e sono certo che lo farà, per quando ascolteranno ancora la parola del Signore. La parola di Dio è luce al nostro sentiero, la parola di Dio è qualcosa di insostituibile, amati della grazia. A volte mi chiedo, nonostante tutte le angherie, nonostante che il diavolo si sia messo capo e coda contro la parola di Dio per distruggerla, e sono state bruciate nel Medioevo le Bibbie, ma anche coloro che le leggevano, delle stragi, grazie a Dio, ciò nonostante, la luce di Dio è arrivata a casa nostra, ha illuminato la nostra anima, e noi vogliamo dire grazie Signore, ti ringraziamo Padre Santo glorioso, alleluia, per questa tua luce che è arrivata nella nostra famiglia, nei nostri cuori, oh Padre Santo, e che ha cambiato, ha stravolto completamente la nostra vita, l'ha cambiata la vita, fratello e sorelle. Questo è il cambiamento che il Signore vuole, un cambiamento secondo Lui, secondo la sua parola. Ma mi voglio fermare qui questa sera, amati del Signore, dicendovi: accostiamoci al trono della grazia, accostiamoci al Signore. Lui ci ha dato delle avvertenze, i sermoni che predicava sul monte le ripeteva a piede del monte, perché voleva che le parole restassero scolpite nei cuori dei suoi discepoli. Sia ringraziato il Signore, quei discepoli che tutti hanno dato anche loro la loro vita, pare tranne Giovanni, tutti sono morti per la causa dell'Evangelo, sono dei martiri che hanno un premio speciale da parte del Signore, amati della grazia, alleluia, alleluia. Noi viviamo in un tempo, alleluia, che non c'è, almeno nel nostro paese, apparentemente perlomeno la persecuzione, ma tuttavia voglio dirvi che neanche una persecuzione o una pestilenza o un terremoto ci separeranno dall'amore che abbiamo verso il Signore nostro Gesù Cristo. La vita eterna è di gran lunga superiore alla vita qui terrena, anche se potessimo vivere 100 anni, amati del Signore, se poi dopo di ciò si fa perdita della propria anima, ma siamo i più miserabili che siano esistiti, alleluia. Perciò ringraziamo il Signore per quella conoscenza che Lui ci ha donato, amati la grazia, e non siamo solo uditori dimentichevoli, ma uditori e facitori della parola di Dio. Questo onore al Signore ed è un segnale per quelli che ci vedono. Vogliamo alzarci questa sera a dare lode, onore e gloria al Dio nostro, vogliamo offrire anche un cantico al Signore. L'Iddio nostro ci voglia grandemente benedire, fratello e sorella, alleluia. Grazie a Dio per la sua bontà e per la sua benignità. Noi vogliamo
veramente mettere non la nostra luce, ma la luce di Cristo che è in noi, è diversa dalla luce degli uomini. Sia lodato e magnificato il Signore nostro Gesù Cristo. Pace di Cristo a tutti. Amen.